ritrovati a Pronto Dottore. Il gomito del tennista e non solo è il tema di questa puntata e lo affrontiamo con un medico specialista, il dottor Ivan Tami, FMH in chirurgia della mano, chirurgia ortopedica e traumatologia, e poi avremo anche la storia di un paziente. Ma subito entriamo nello studio del dottor Tami. Il gomito si trova al centro del braccio. Parafrasando un cantautore italiano, possiamo dire che è l'ombelico del braccio, pensando a Jovanotti, e quindi è determinante nella funzione del braccio. Fa da ponte tra la mano e la spalla. Dovete pensare che una limitazione dei movimenti nel gomito influenza negativamente anche quello che è la funzione della spalla e della mano, e quindi devi conoscere la mano e la spalla per curare il gomito. Ci sono diverse problematiche, le più conosciute sono il cosiddetto gomito del tennista, che dice tutto e niente. Sappiamo che chi soffre di questa tendinite o tendinopatia, solo nel 30% dei casi gioca a tennis. È di solito una patologia a causa di un sovraccarico, di un'infiammazione della muscolatura. Poi ci sono altri disturbi più legati alle strutture ossee, e qui parliamo di usura dell'articolazione per arrivare a un termine conosciuto anche per altre articolazioni, e cioè l'artrosi. L'artrosi del gomito comincia a dar fastidio prima di un'artrosi delle ginocchia o di una spalla. Dunque, il paziente che soffre di artrosi del gomito è un paziente in una fascia d'età tra i 50 e i 60 anni, è un paziente ancora attivo professionalmente o che ha piacere a delle attività nel tempo libero, attività sportive che richiedono un impiego importante della mano, del braccio e quindi del gomito. Sono in compagnia di Aris, benvenuto. Grazie. Senti Aris, tu sei qui per parlarci del tuo ex problema fisico, però adesso non ci interessa ancora perché vogliamo sapere qualcosa di te. Sono Aris, ho 25 anni, sto seguendo uno studio nel sociale, quindi come futuro educatore sociale, e da 10 anni pratico la disciplina del parkour, che è una disciplina molto recente per la nostra regione. E pratico questa disciplina, ma al contempo insegno anche a dei ragazzi. Abbiamo fondato questo gruppo, questa associazione, che appunto si occupa di insegnare in modo sicuro questo sport che a primo occhio può sembrare veramente molto spericolato e pericoloso. Io posso assicurare che non è così pericoloso se lo si fa con una certa testa, ecco, con una certa come dire, cognizione di causa. Perlomeno bisogna sapere che cosa si fa, ecco. È una passione che ti ha causato qualche guaio fisico, ma di questi parliamo tra un attimo, perché adesso cediamo nuovamente la parola al dottor Ivan Tami. I disturbi classici che spiega il paziente durante la visita sono il dolore, la rigidità, quindi una perdita del movimento sia in estensione che in flessione o nei movimenti rotatori, e i blocchi articolari. Quindi la prima parte è l'anamnesi, il paziente ci racconta i suoi disturbi. Di seguito l'esame clinico, che è fondamentale per poter di seguito indirizzare altri esami di approfondimento, e il primo esame è richiesto di solito una radiografia per valutare la situazione osteoarticolare, cioè le strutture ossee, ed eventualmente ulteriori approfondimenti come può essere un'ecografia per dei disturbi legati ai tessuti molli, risonanza magnetica o esame TAC. Sono sempre in compagnia di Aris, è arrivato il momento di parlare del tuo gomito. All'incirca 3 anni fa ho cominciato a avere dei disturbi, all'inizio anche abbastanza lievi, come delle fitte, possiamo dire, sull'avambraccio. Per un po' di settimane, anche forse qualche mese, sentivo questi fastidi, al che mi sono detto forse meglio
è giunta l'ora di andare a far vedere questo gomito. Immagino tu ti sia rivolto ad un medico. Mi sono rivolto dapprima a un centro di fisioterapia dove ho provato con questo approccio, ma non è stato efficace perché il problema doveva probabilmente essere trattato in modo diverso. Così mi sono rivolto al dottor Tami e infatti anche lui mi ha confermato che richiedeva una piccola operazione dopo i vari controlli che abbiamo fatto per vedere appunto quale fosse il problema. E dunque quali erano le cause di questi problemi? No, ecco, non è che c'è stato proprio un caso a cui posso ricondurre il problema. Da quello che è poi emerso parlando anche col dottor Tami è stato causato probabilmente da un'usura, quindi da un continuo sollecitamento dell'articolazione del gomito. Tra un attimo, Aris, parliamo di questo piccolo intervento e adesso proprio di cura ci parlerà il dottor Ivan Tami. La terapia si basa sulla diagnosi. Non c'è terapia se non c'è diagnosi. La terapia inizialmente è una terapia conservativa e vuol dire non una terapia invasiva e quindi una terapia chirurgica. E fondamentalmente quando si parla di dolore si parla di infiammazione e quindi una terapia antinfiammatoria con dei farmaci antinfiammatori, con delle sedute di fisioergoterapia per togliere l'infiammazione, quindi il dolore, per rinforzare la struttura muscolare e cercare di ridare movimento all'articolazione. Si possono in alcuni casi consigliare dei tutori rigidi o delle fasce elastiche per proteggere il gomito a dipendenza dell'attività, delle necessità del paziente. E il primo approccio invasivo, perché comunque è tale, è l'infiltrazione. Infiltrare, che cosa si infiltra? Si possono infiltrare dei corticosteroidi e vorrei spezzare una lancia a favore del cortisone. Tutti hanno paura del cortisone. Il cortisone, se viene fatto su un'indicazione precisa per una diagnosi, è un buon farmaco che aiuta a lenire il dolore togliendo l'infiammazione. Ci sono altri farmaci che si possono infiltrare, per esempio a livello articolare, per esempio l'acido ialuronico, che possiamo descriverlo, è tipo un lubrificante per cercare di dare maggiore scorrevolezza all'articolazione. Oggi possiamo anche avvalerci di altre terapie come il gel piastrinico, cioè sono dei derivati del sangue che vengono preparati e di seguito o infiltrati nell'articolazione per rigenerare le strutture cartilaginee e le strutture ossee o anche a livello muscolare perché hanno un effetto antinfiammatorio. Chiuso il capitolo delle terapie conservative, apriamo un capitolo che per parlare della chirurgia, e oggi la chirurgia si divide in tre segmenti. Abbiamo tutta la chirurgia in caso di infortuni, di traumi, di fratture, che è una chirurgia d'urgenza. Abbiamo la chirurgia elettiva, che è una chirurgia che viene pianificata e solitamente è una chirurgia in artroscopia, dunque una tecnica poco invasiva, una tecnica che viene usata da anni per il gomito, ma ancora di più per la spalla, per il ginocchio, per il polso e per l'anca. E c'è in alcuni casi rari, rarissimi, la chirurgia protesica, cioè anche per il gomito, come per la spalla, l'anca, il ginocchio, c'è la possibilità di impiantare delle protesi. Però, ripeto, sono dei casi molto rari e limitati. Ecco, vi mostro un caso di un ragazzo di 25 anni che pratica come attività sportiva il parkour, aveva dolore, blocchi articolari, una rigidità. Dopo gli approfondimenti del caso, la visita e degli esami di approfondimento tipo risonanza magnetica, abbiamo ritenuto necessario un approccio in artroscopia, come vi spiegavo prima, quindi un approccio poco invasivo. Vediamo il ragazzo in sala operatoria, l'artroscopio che mi permette di entrare nell'articolazione del gomito e pulire quelle bride, quelle aderenze cicatrizzali che creano dolore e blocco articolare e andare a rimodellare la struttura ossea che aveva subito delle variazioni a causa della pratica sportiva, quindi un sovraccarico più che fisiologico. Dunque un approccio poco invasivo per risolvere in maniera puntuale il disturbo di questo giovane ragazzo.
Fondamentale per un buon risultato è comunque anche la parte riabilitativa, parlo di ergoterapia e di fisioterapia dedicata, cioè dobbiamo far sì di poter relazionare in maniera diretta con colui o colei che seguirà il nostro paziente nella fase di riabilitazione e che il fisioterapista sia un fisioterapista dedicato con passione alla riabilitazione del gomito, che è un'articolazione particolare e che necessita un approccio specifico. Siamo ancora in compagnia di Aris, il dottor Tami ha proprio mostrato il tuo intervento. Facciamo allora un passo indietro, torniamo a 3 anni fa. Cosa ti ha spiegato in relazione proprio alla tua operazione? Beh, mi ha tranquillizzato subito dicendo che era un'operazione non assolutamente invadente, quindi era questi piccoli arnesi molto, molto piccoli, appunto microscopici, che entravano direttamente nell'articolazione per fare questa pulizia e poter togliere anche questo famoso sassolino che si era creato nell'articolazione. Ricordi se l'anestesia era locale oppure no? Ho fatto un'anestesia totale in quel caso, sì, perché l'operazione si svolgeva in una posizione piuttosto scomoda, non solo per me, ma anche per il dottore che doveva operare, appunto. Quindi il dottor Tami ha valutato di fare una totale in questo caso. Cosa ricordi del dopo intervento? Mi ricordo, all'inizio il dolore, perché comunque dopo un'operazione, che bene o male, è inevitabile. Però mi ricordo comunque veramente un rapido recupero, perché da questo blocco articolare che sentivo, la prima cosa che ho percepito era una sorta di libertà di movimento di nuovo del mio braccio. Ti hanno consigliato delle sedute di fisioterapia? Sì, quello fin da subito. Mi ha proprio spiegato l'importanza della fisioterapia dopo un'operazione di questo tipo, che ti permette di tornare alla mobilità normale. Dopo quanto tempo sei tornato operativo e dunque sei tornato ad allenarti? Dopo alcune settimane, penso dopo 8 settimane, circa dopo 2 mesi, mi sono riavvicinato piano piano, chiaramente dopo 3 mesi ero operativo al 100%. Quindi il gomito è guarito? Il gomito è guarito, sta bene. Questo gomito, e l'altro? C'è l'altro che comincia a farsi sentire, questo era già comunque stato anticipato dal dottore, perché chiaramente quando si fanno dei lavori di allenamento si lavora su entrambe le parti, quindi è probabile che lavorando tanto su un'articolazione, di conseguenza anche l'altra, un pochino può essere stata toccata. Ecco. Allora, io ti ringrazio moltissimo Aris e naturalmente assieme ringraziamo anche il dottor Ivan Tami. Pronto dottore, termina qui e voi statemi bene.